soddisfazione. To Isabella, but he certainly loved me the longest. Sono quasi impressionato. Pensavo che una tale caduta avrebbe posto fine a un debole e rinsecchito elfo. The dead do not fight one another. The dead have no desires, no petty jealousies. Non prenderti gioco di me, elfo! Ne ho abbastanza di quest'ascia giocattolo! Dite pure ai vostri signori che Godric Gurniston non ha dimenticato i suoi giuramenti! Sono qui per onorarli tutti! E rivoglio la mia ascia indietro! Benvenuti, marinai e terraioli, galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, a questa nuova puntata del Diario di Bordo del Capitano, la rubrica che vi porta alla scoperta dei reami mortali. Quest'oggi continueremo a parlare degli Stormcast come promesso e nel video di oggi ci concentreremo sulla struttura e sulla storia delle Stormkeeps, cioè le fortezze base di ogni Storm Host degli Stormcast Eternal, e inizierò anche a parlarvi di una parte delle Storm Host più famose dei Reami Mortali. Quindi, senza ulteriori indugi, addentriamoci nell'argomento. Cos'è una Stormkeep? Come dice il nome stesso, le Stormkeep non sono altro che gigantesche città-fortezza sede di una specifica Storm Host degli Stormcast Eternal. Sono costruzioni immense, super fortificate, che nascono attorno a un Realm Gate. Ma voi mi direte, capitano, che cos'è un Realm Gate? Sono abbastanza sicuro che tutti, molti di voi sappiano che cos'è un Realm Gate, ma per chi non dovesse saperlo, lo spiegherò. Il Realm Gate non è altro che un passaggio legato ai venti della magia che collega i reami mortali tra di loro, uno o più reami tra di loro. Durante le Realm Gate Wars, Sigmar si rese conto, insieme anche ai suoi alleati e ai suoi avversari, che i Realm Gates costituivano dei punti di importanza strategica perché consentivano l'accesso ad altri reami e così potevano essere utilizzati per trasportare truppe da un reame all'altro. Rendendosi conto quindi dell'importanza di questi punti strategici, Sigmar decise di far costruire attorno a ogni Realm Gate che riuscisse a conquistare una fortezza per difenderlo dai suoi avversari. Le Stormkeep quindi hanno origine dal Realm Gate. All'inizio delle Realm Gate Wars, molti Stormcast Eternal combatterono duramente per difendere e tenere sotto il controllo delle armate di Sigmar molti Realm Gate. Piano piano, aiutandosi con l'aiuto di ingegneri Duardin, umani e anche di qualche elf, negli anni le fortezze sono cresciute attorno ai Realm Gate con lo scopo iniziale di difendere. Al centro della Stormkeep, abbiamo detto, quindi c'è un Realm Gate. Prima ancora di costruire la fortezza, il Realm Gate stesso viene spesso rinforzato nella sua struttura con aggiunte, che possono essere sia dei cancelli di metallo magico come il Sigmarite, oppure rune arcane che ne aumentano la protezione e l'impenetrabilità dalle forze del caos o da chiunque abbia intenzioni non proprio positive nell'attraversare quel Realm Gate. Rinforzato il Realm Gate, la struttura di una Stormkeep viene costruita a cerchi concentrici attorno appunto al Realm Gate stesso. I primi strati, o meglio, le prime cinte murarie, i primi cerchi, sono abbastanza semplici. Si tratta di cinte murarie molto spesse, molto ben costruite,
ma abbastanza spoglie, con delle torri di guardia. Man mano che i cerchi si allontanano dal centro, non solo le cinte muraglie iniziano giustamente a diventare più grandi, ma iniziano anche ad essere contorniate, ad essere addobbate, diciamo così, non solo da torri di guardia, ma anche da batterie di cannoni e altre armi da difesa, per far sì che la stessa Stormkeep possa resistere il più possibile a un assedio. Molte di queste artiglierie, sono costruite ovviamente con il lavoro combinato di umani e dei Maestri Cogsmith Duwardin, e anche il lavoro dei Lord Ordinator. I Lord Ordinator, che oltre a soprassedere sull'artiglieria di una singola Stormkeep, si occupano anche in realtà di altri ruoli all'interno della Stormkeep stessa. Questo perché queste fortezze costruite a guardia del Realm Gate, con il passare del tempo, sono diventate più che mere fortezze, sono diventate dei veri e propri centri centri popolati, sono diventate delle vere e proprie megalopoli all'interno delle Stormkeep. Quindi sì, soprattutto nei cerchi più esterni si iniziano a sviluppare società. Non solo gli Stormcast vivono nelle Stormkeep, ma iniziano a viverci anche umani, Erduardin e via dicendo, e iniziano a diventare dei veri e propri centri di aggregazione non solo militare, ma anche culturale. Infatti spesso e volentieri le stesse Stormkeep sono centri non solo di studio e di arte, ma anche di rappresentazioni artistiche. Il Lord Castellant, che è il Lord Stormcast, che diciamo insieme ai suoi simili, insieme ad altri Lord Castellant, presiedono la difesa e la cura di una Stormkeep, è anche colui che spesso assolda o assume artisti umani, Duwardin o Elf, per far sì che le mura delle Stormkeep vengano contorniate con statue o bassi rilievi che possano ricordare e che ricordino le grandi vittorie di reggimenti, di in battaglia o di personaggi importanti della Stormhost che si trova di base nella Stormkeep di sua competenza. Quindi spesso e volentieri chi viaggia verso queste Stormkeep non si trova davanti agli occhi la visione di una mera fortezza spoglia e funzionale, ma sicuramente ha a che fare spesso e volentieri con anche dei capolavori di arte non solo diciamo di arte scultorea, ma anche di arte bellica. Le Stormkeep sono sempre in espansione, infatti man mano che si riesce a conquistare del terreno sottratto al caos e il terreno attorno alla Stormkeep viene purificato, inizia sempre la costruzione di una nuova cinta muraria. Spesso può capitare che durante la costruzione o l'inizio di una costruzione di un nuovo anello di una Stormkeep, numerosissime bande di Devotees of Sigmar nella forma dei flagellanti non facciano altro che percorrere il perimetro in cui verrà costruito il nuovo anello della Stormkeep, con la convinzione che il loro sangue che versano con la flagellazione sul terreno possa purificare il terreno ulteriormente dalla corruzione del caos. Molte Stormkeep, anzi tutte le Stormkeep, sono collegate direttamente, grazie a un lavoro fatto tra il Lord Ordinator e il Lord Arcanum della Stormkeep, sono collegate direttamente con Azir e direttamente con il Sigmar Bulum, in modo da avere sempre in emergenza la possibilità di uno scambio di informazioni o di merci, ma anche di l'invio tempestivo di truppe in difesa della Stormkeep. Le Stormkeep famose sono molteplici. Le più famose ricordiamo sicuramente il Fort Ignis di Akshi,
che fu costruito, fu eretto da Vamdus Hammerhand degli Hammers of Sigmar dopo la sua vittoria contro le orde Bloodbound di Khorgo Skull. Un'altra tristemente, diciamo, famosa è il Consacralium dei Knights Excelsior, che si erge poco fuori la città di Excelsis. Al contrario di quello che vi ho detto prima sulle Stormkeep, quindi che possono essere un meraviglioso esempio di architettura, il Consacralium dei Knights Excelsior è una tetra fortezza dalle mura nere inquietante, da cui i Knights Excelsior escono per andare a sconfiggere, a cacciare i nemici di Sigmar. Oltretutto, il Consecralium è tristemente famoso non solo ai nemici del caos, ma anche a quelle persone, dopo vi spiegherò, che vengono reputate cattive secondo il metro di giudizio dei Knights Excelsior. È anche la sede del tristemente famoso Cerrus Sentanus, il Lord Veritant dei Knights Excelsior, uno dei più brutali Lord Veritant dei Knights Excelsior, noto ai più anche come il Bianco Mietitore. Abbiamo quindi capito come è fatta una Stormkeep nella sua struttura, ma visto che abbiamo parlato della Stormkeep, mi sembra giusto parlare dei suoi abitanti principali. Quindi è arrivato il momento di affrontare il discorso forse più curioso per quanto riguarda gli Stormcast Eterna, che sono le Stormhorst. Adesso vi parlerò, da qui alla fine del video, di una parte di Stormhorst tra quelle più famose e più conosciute nei reami mortali. La restante parte di Stormhorst, insieme all'organizzazione militare degli Stormcast Eternal, verrà trattata nel terzo e ultimo video. Se parliamo di Stormhorst, non possiamo citare come prima Stormhorst quella degli Hammers of Sigmar, i cosiddetti poster boy di Age of Sigmar. I nostri Stormcast in armature dorate e spallacci blu sono all'effettivo la prima Stormhorst fondata in assoluto. Oltre a essere i poster boy di Age of Sigmar, dobbiamo capire che per un abitante dei reami mortali, quando pensa a uno Stormcast Eternal, pensa quasi sicuramente a uno Stormcast degli Hammers of Sigmar. Essendo i primi forgiati, sono quindi i primi che hanno avuto contatti con la popolazione dei reami mortali e i primi ad aver intrapreso battaglie contro i nemici dei reami mortali e contro il caos. Sono anche la Stormhorst che ha appunto più monumenti dedicati alle loro vittorie in assoluto in tutti i reami mortali. Famoso tra i vari monumenti è sicuramente il mausoleo alla vittoria di Jaktos Golden Mane e dei suoi Stormcast all'interno della Brimstone Penisola in Akshi. Gli Stormcast Eternal degli Hammers of Sigmar, nonostante siano la Stormhorst più famosa agli occhi degli abitanti delle città di Sigmar e in generale dei reami mortali, sono quelli che si trovano in minor numero all'interno di un agglomerato urbano, che sia una Cities of Sigmar o comunque un altro insediamento all'interno dei reami mortali. Questo perché, essendo, come dire, pieni dell'orgoglio di essere i primi tra gli Stormcast Eternal, tendono sempre ad scendere in battaglia il più possibile. Dove c'è una battaglia, soprattutto contro il caos, devono esserci gli Stormcast degli Hammers of Sigmar. Gli Stormcast degli Hammers of Sigmar, come tutti gli Stormcast, agli occhi degli esseri umani, agli occhi dei mortali, sono visti come esseri inumani. Sono energumeni, come ho già detto, grossi, 2 metri, coperti da un'armatura d'oro, e spesso e volentieri il loro volto è coperto da un elmo con un'espressione impassibile. Essendo gli Hammers of Sigmar non abituati alla vita all'interno delle città dei reami mortali, sono anche gli Stormcast che spesso e volentieri tengono sempre addosso l'elmo. Questo appunto non fa altro che alimentare la loro sovrannaturalità. Oltretutto, essendo la prima Stormhorst, sono anche la Stormhorst che ha il maggior numero di riforgiati.
e sono stati appunto i primi in cui Sigmar e i sei fabbri hanno iniziato a notare i difetti della riforgiatura. Molti Stormcast degli Hammers of Sigmar sono circondati da nubi di saette, oppure hanno lampi e luci di energia celestiale che prorompono dai loro pugni. Sono, a livello organizzativo, la Stormhost con la Camera Extremis più numerosa di tutte. La Camera Extremis di una Stormhost è quella camera che si compone di Cavalieri su Dracoth e di Star Drakes. Gli Hammers of Sigmar godono della benedizione diretta del dio Dracotion e quindi sono benedetti con un maggior numero di Dracoth e un maggior numero di Star Drakes. Oltretutto, gli Star Drakes più anziani e più saggi sono appunto al servizio degli Stormcast degli Hammers of Sigmar. Sono molto concentrati nel loro ruolo di primi creati dal dio Sigmar e quindi sono sempre concentrati nella battaglia. Sono convintissimi che il fallimento della Stormhost, che sia una piccola scaramuccia, una grande battaglia, possa portare sconforto alle persone, agli esseri, alle città che difendono. Perciò si impegnano in maniera quasi a volte masochistica nel combattere, nel vincere a tutti i costi, più di tutte le altre Stormhost. Essi considerano come proprio padre spirituale il Celestant Prime. Una piccola nota: il Celestant Prime, la semidivinità conosciuta a tutti come il primo Stormcast forgiato, in realtà non è un'esclusiva degli Hammers of Sigmar. Tutte le Stormhost possono chiedere l'aiuto del Celestant Prime, che arriverà in aiuto della Stormhost che lo ha evocato, portando anche la livrea sull'armatura della Stormhost stessa. Nonostante questo, gli Hammers of Sigmar sono convinti che il Celestant Prime sia il loro padre spirituale, perché come lui è il primo Stormcast in assoluto forgiato, loro sono la prima Stormhost forgiata in assoluto. La seconda Stormhost di cui vi parlerò, che è forse la più famosa dopo gli Hammers of Sigmar, è la quarta in assoluto forgiata. Stiamo parlando appunto della preferita dai fan, cioè la Stormhost degli Hallowed Knights. Gli Hallowed Knights, al contrario degli Hammers of Sigmar, sono guerrieri dall'armatura argentata. Sono guerrieri estremamente devoti ed estremamente zelanti. Si impegnano sempre, sia quando sono in battaglia che durante i rituali di tutti i giorni, in preghiere e rituali, in quantità tale che spesso e volentieri Sigmar è messo un attimino in soggezione da una tale quantità di devozione verso se stesso. Sono guerrieri estremamente altruisti, il loro credo è quello di scacciare il caos a tutti i costi, e nonostante siano dei guerrieri estremamente zeloti e quasi al limite di preti, ok? Quindi quasi al limite del credo monastico, non hanno problemi a sporcarsi le mani, soprattutto quando c'è da difendere gli indifesi contro la minaccia del caos. Sono una delle Stormhost più resistenti agli effetti del caos, tant'è che durante le Realm Gate Wars molti di loro hanno attraversato il regno del caos, noto come il Giardino di Nargol, e ne sono usciti vivi, non indenni, ma vivi. Molti di questi Hallowed Knight che si sono avventurati, sono usciti vivi dal Giardino di Nargol, sono soggetti purtroppo a un dolorosissimo ciclo di mutazione e purificazione all'interno delle loro armature. Quindi molti di loro sono costantemente afflitti da un dolore tale, e nonostante questo si fanno forza nella loro fede in Sigmar per mantenere una certa compostezza, come si conviene a uno Stormcast Eternal.
Molti di loro hanno un'usanza particolare, che è quella di portare dei piccoli reliquiari attaccati alla loro armatura o alla cintola, con all'interno un pezzo di un seguace del caos, che può essere un dito o una falange o anche semplicemente un pezzo di pelle corrotta. Nella loro credenza pensano che portare questa effigie, questa piccola effigie corrotta del caos, li aiuti a sviluppare una estrema resistenza alla corruzione dei poteri perniciosi. Ogni Stormcast che fa uso di questi piccoli reliquiari è convinto che se riesce a resistere all'influenza negativa di quella piccola reliquia che porta con sé, la sua anima sarà ancora più salda nella fede di Sigmar. E proprio per questo, è proprio per questo questa loro estrema devozione in Sigmar li porta a credere che la riforgiatura non sia un atto traumatico, ma in realtà sia come se loro stessi venissero ad ogni riforgiatura distillati sempre di più, in modo che la loro anima raggiunga la perfezione totale per poter sedere, per poter stare al fianco di Sigmar stesso. Molti di Stormcast degli Hallowed Knights che sono stati riforgiati, tra cui Gardus Stilar, portano come effetti della riforgiatura un'emissione di bagliori lucenti dalle pieghe della loro armatura. Dopo la fine delle Realm Gate Wars, siccome sono la Stormhorse che è stata più coinvolta nelle battaglie a Ghiran, gli Hallowed Knights sono stati benedetti da Alariel, addirittura la dea stessa della vita, la dea dei Sylvanet. Da quando Alariel donò agli Hallowed Knights questa benedizione, capita molto più spesso di quello che si crede che nelle Stormhorse degli Hallowed Knights, che hanno sempre uno specchio d'acqua nelle vicinanze della loro fortezza, appaia a volte un essere androgeno dotato di ali, che loro chiamano la Santa Argentata, che vada a supporto degli Hallowed Knights prima di una battaglia difficile o di una decisione importante. La loro Stormkeep più famosa è la Shining Citadel di istanza a Hallowheart. La successiva Stormhorse di cui parleremo dopo gli Angels of Sigmar e gli Hallowed Knights sono i Celestial Vindicators. Questi guerrieri dall'armatura turchese in vita erano persone, soldati, che avevano richiesto l'aiuto di Sigmar per potersi vendicare, per avere la forza di vendicarsi dei torti subiti. Sigmar ha ascoltato le loro preghiere, elevandoli al rango di Stormcast Eternal e fondando così la sesta Stormhorse in assoluto, quella dei Celestial Vindicators, per l'appunto. Sono Stormcast che sono guidati dall'odio e dalla ferocia non solo contro il caos, ma contro i torti che hanno subito in vita. Combattono in maniera furiosa e fanno largo uso di armi, soprattutto armi da taglio come spade e pugnali, e sono convinti che le armi siano lo strumento migliore per sconfiggere il caos. Molti di loro combattono in coorti coese tra di loro, cantando e recitando a ripetizione tetre canzoni di guerra per darsi forza e per far montare l'odio che cova nella loro mente e nel loro cuore. Questo li rende, come dicevo, estremamente violenti, estremamente efficaci sul campo di battaglia, poiché ogni Celestial Vindicator non si ferma dal colpire un nemico finché questo non esala l'ultimo respiro. Questa furia incontenibile, questa ferocia, li porta spesso ad assumere delle decisioni sul campo di battaglia che possono essere considerate spericolate per loro e pericolose per chi gli sta vicino.
L'odio che loro si portano in grembo dalla loro vita precedente è appunto incontenibile e si aumenta sempre di più a ogni riforgiatura. Infatti i Celestial Vindicators, che vengono riforgiati più volte poiché passano per più volte nel processo traumatico per loro della forgiatura, con la prova del Sturmdrang Gate, che devono sostenere allo Sturmdrang Gate, ogni volta che vengono riforgiati diventano sempre più furiosi, fino semplicemente a trasformarsi delle macchine da guerra che sul campo di battaglia abbandonano ogni ragione e si danno alla violenza più totale. Questa, insomma, l'epitome di questa violenza irragionevole e di questa sindrome monomaniaca, cioè dove loro hanno come unico pensiero la distruzione del nemico, è stata portata fino all'estremo dal loro precedente Lord Celestant, Tostos Bladestorm. Tostos Bladestorm si fece all'epoca delle prime guerre di Sigmar, si fece forza della sua furia e fu lui stesso a recuperare contro ogni previsione Galmaraz dal regno di Tzinch, finendo per la prima volta poi per essere obliterato, trasformato in una statua d'argento e poi ucciso dagli incantesimi dei demoni di Tzinch. Tostos Bladestorm venne riforgiato e continuò a combattere in nome di Sigmar fino a quando non morì, diciamo definitivamente, in uno scontro contro Archaon, il prescelto eterno, poiché Dorgar non solo ne divorò il corpo, ma ne divorò l'anima, impedendo così alla sua anima di ritornare ad Azir per essere riforgiato. Nonostante quindi Tostos Bladestorm non sia più il Lord Celestant dei Celestial Vindicator, ma il suo posto sia stato preso da un altro Lord Celestant, rimane all'interno dei Celestial Vindicator una camera di Stormcast dedicati ai pensieri e alle tattiche di Tostos, che si fa appunto chiamare il Bladestorm, che sono tra i gruppi di Stormcast dei Celestial Vindicators più problematici con cui avere a che fare, non solo per gli altri loro fratelli Stormcast, ma anche per le persone che loro giurano di difendere in quanto Stormcast. Spesso e volentieri, nella furia della battaglia, gli Celestial Vindicator del gruppo dedicato a Tostos Bladestorm fa fatica, non distingue tra l'avversario, cioè tra il nemico da combattere, e tra invece le persone da proteggere. Una credenza molto 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 bella legata ai Celestial Vindicators, che fa un richiamo al mondo che fu, è quella della loro, tra virgolette, dello spirito a cui molti di essi si pregano, si rivolgono prima della battaglia assieme a Sigmar. Come vi ho già detto, gli Hallowed Knights hanno una figura simile dopo che hanno ricevuto la benedizione di Alariel, né in questa entità che loro chiamano la Santa Argentata. Un'entità simile aiuta, diciamo così, o meglio, i Celestial Vindicators credono che venga il loro aiuto, sotto il nome di Padre delle Lame, Father of Blades. Il Father of Blades, secondo le credenze dei Celestial Vindicators, è una creatura creata dallo spirito di 12 antiche lame runiche forgiate dai Duardin, che in passato si dicevano essere state impugnate dai 12 capi tribù degli Umberogeni che combattevano sotto Sigmar. Se questo non vi fa pensare alle zanne runiche dell'impero, non so cos'altro possa farvi pensare a una cosa del genere. L'ultima Stormos di cui vi parlerò brevemente in questo video è quella dei Knights Excelsiors. Non abbiamo tante notizie riguardo a questi Stormcast dall'armatura d'avorio e dagli scudi blu, però vi dirò quello che sappiamo a grandi linee. I Knights Excelsior sono, come ho già detto, Stormcast dall'armatura bianca e blu, che fanno dell'obliterazione totale, sia fisica che mentale, del proprio avversario un'arte oltre che un credo. Hanno una mentalità, un modo di pensare molto semplice, il che li rende difficili
da averci a che fare. Per un Knight Excelsior il mondo è bianco o nero, non ci sono sfumature di grigio nel mezzo. Quindi loro dividono il mondo ai loro, occhi in due parti. Ci sono quelli che loro considerano buoni, che sono le persone che devono essere difese a tutti i costi, poi ci sono le persone, gli esseri che loro considerano cattivi, che sono coloro che si meritano l'obliterazione come unico dono. Sono degli Stormcast estremamente militarizzati e estremamente efficienti sul campo di battaglia. Sono molto legati l'un l'altro nelle coorti, più dei Celestial Vindicators, tant'è che si dice che un movimento di un loro reggimento sia come osservare il movimento di un unico essere. Questa perfezione, questa eccessiva marzialità è dovuta non tanto agli insegnamenti di Sigmar o al loro addestramento nel Sigmar Aburum e nel Gladiatorium, ma agli insegnamenti del loro primo Stormcast, che chiamano lo Shining Lord, il Lord Splendente. Il Lord Splendente è quello che tramite i suoi sermoni tiene coesi e ben addestrati i Knights Excelsior. Hanno sede, come avevo già detto, ad Excelsis, fanno un largo uso di Lord Retributor e anche un largo uso di Lord Veritant, tra cui il tristemente famoso che ho già citato, Bianco Mietitore. Fanno largo uso di Paladins e soprattutto Retributor, e fanno anche grande uso di Lord Veritant, tra cui il tristemente noto Bianco Mietitore Cerrus Sentanus, di cui vi ho già parlato. Cerrus Sentanus è un personaggio famoso ad Excelsis per essere l'epitome, per essere proprio il punto più alto della filosofia bianco e nero dei Knights Excelsior. Nei romanzi, sia la Scourge Privateer Ari Kazente che il Cacciatore di Streghe Anniver Toll e l'ex Sergente Freeguild Callis hanno a che fare con il Lord Veritant Sentanus, e hanno entrambi paura. Ari Kazente sconsiglia ad Anniver Toll di avere a che fare con quello che lei definisce un macellaio, che non fa distinzione ai suoi occhi di nessuno. Lo stesso Callis viene quasi bruciato vivo dalla luce della sua lanterna. Questo perché, siccome nel passato di Callis ci sono stati degli errori, per Cerrus Sentanus è abbastanza corrotto per essere abbattuto. Il sergente Freeguild si salva solo per l'intervento, grazie all'intervento del cacciatore di streghe dell'ordine di Azir, Anniver Toll, che distoglie l'attenzione del Lord Veritant per farlo concentrare sulla presunta invasione caotica all'interno della città di Excelsis. Per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo episodio degli Stormcast, in cui continueremo a parlare delle altre Stormhost che non ho coperto in questo video e dell'organizzazione militare delle varie divisioni delle Camere degli Stormcast. Come sempre vi ricordo che il prossimo video sugli Stormcast non sarà il prossimo della mia rubrica, ma verrà inframmezzato con un video di lore che riguarderà un'altra razza, che posso già anticiparvi, sarà un video di lore su i nani più forti e più focosi dell'universo di Age of Sigmar, i Fire Slayer. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace al video, commentate se ci sono delle inesattezze, oppure se avete degli apprezzamenti o delle critiche da fare, non esitate a commentare. Se non l'avete già fatto, cliccate sulla campanella per seguire tutti i nostri aggiornamenti. E anche per questa volta, dal vostro capitano Giacomo Uncino, è tutto, e al prossimo viaggio.
come dice il nome stesso, le Stormkeep non sono che altro. Questo taglialo. Le Stormkeep. Cominciamo. Bianco mettitore. Cerrus Sentanus. Taglia qui. Prima. Taglia. Mi sono confuso.